strada che non è che abbattono le soglie di inquinamento, le innalzano perché si intasano le altre strade, e quelle dove invece potrebbe fluire il traffico pacificamente, quindi abbattendo la soglia di inquinamento, così non avviene. Abbiamo un macro problema a valle della zona pedemontana sotto Punto Albino, le famose centraline di rilevamento dell'inquinamento, per esempio per la barriera autostradale, è un'altra delle questioni sulle quali ci siamo impegnati e interrogati, ma anche lì non ne abbiamo cavato un ragno dal buco, non soltanto per lo scarso impegno da parte dell'amministrazione precedente, ma aggiungerei anche per la sordità dell'amministrazione provinciale e lo scarso coordinamento delle amministrazioni comunali vicine, per cui un'azione importante, al di là di qualche parlamentare che l'ha fatta, credo di Annunzi se ricordo bene, e qualcun altro, ma sono iniziative a macchia di leopardo su cui l'amministrazione si deve reimpegnare, perché se noi abbiamo detto che dobbiamo ottenere perlomeno un intervento che in attesa della famosa eventuale pedemontana si fluidifica il traffico sul tratto autostradale, per di più aggravato dal punto di vista economico, perché costa 2 euro e questo induce le persone a muoversi sull'asse della statale anziché su quello dell'autostrada, aggravando il traffico e quindi aumentando il tasso di inquinamento, anche quella è un'iniziativa da recuperare, perché sarebbe un fatto necessario, perlomeno, non dico una liberalizzazione che è inimmaginabile, ma una seria riduzione della tariffa a pedaggio per i tratti intercomunali che vanno dalla barriera di Casello fino al tratto Salernitano o al contrario fino al tratto Napoletano. Questo a grandi linee. Poi, è chiaro, se vogliamo parliamo di piani di mobilità urbana, che sono una cosa molto più complessa del piano di viabilità. Noi abbiamo un vecchio piano di mobilità, l'unico esistente sul territorio approvato dall'amministrazione di Aldo Di Vito, c'è uno studio di fattibilità aggiornato durante la seconda amministrazione romana di una società perugina, mai portato a completamento, anche lì ci vogliono un po' di soldini per far fare questi studi, perché poi gli studi vanno commissionati e pagati, come stiamo messi come comune, dobbiamo un attimo registrarci sulle cose, ma completo. Io cercavo di essere veloce. Saluto, ringrazio e mi scuso. Perdono. Grazie a tutti. Saluto a tutti. Dal quadro, la tua presenza. Nell'ottica facciamo un'alternanza, non vorrei creare disagio, un'alternanza, mi perdoni. Alternanza relatore, magari...